E ora che abbiamo un pochino di soldi, in realtà volevo entrare proprio in questo negozio. Perché è l'unico negozio dove non abbiamo comprato quasi nulla. E questa spilla che cosa fa? Proiettili esplosivi di ghiaccio. Alla faccia. Interessante. Vai e compra. E sai che ti dico? Compriamo tutto. Cioè, compriamo tutto quello che riusciamo a comprare. Stivali bianchi, belli. 20.000. Un po' alto, Grado il VIP livello 3, però non ci ha dato niente di nuovo. E con questo abbiamo comprato tutto il disponibile e finito tutti i nostri fondi. Vai, vendi tutte le spille inutili. Che tra l'altro, loro due nei social network sono qui separati da tutti per il momento. E tra l'altro il suo potenziamento sembra abbastanza utile. Vediamo invece l'altro negozio che cosa ci dà. Ok, un paio di scarpe nuove e una borsa e un gilet. Va bene. Tra poco arriviamo al livello massimo con i VIP, Pensavo molto peggio, pensavo di impiegarci molto più tempo. Mi fa piacere che Rindo non abbia problemi nel vestirsi. Ok, sei rimasto solo tu di giro principale perché l'altro ci riporta la strada di prima. Non così in fretta, una sfida per voi. Completate il look con un po' di stile top of the topo. Ne basta uno solo e anche un capo solo. Scusami, anche un capo solo non ce l'abbiamo già? Caspita, che tenerezza. Non importa chi lo indossi, top of the top rende tenero chiunque. Beh, proprio chiunque non credo. Se solo avessero abiti della misura, starei benissimo. Indici avete sfruttati per vivere una vostra fantasia personale. Ad ogni modo potete passare, e con stile. Grazie per aver rallegrato la giornata. 10.000 yen per aver messo solo un vestito? Cacchio, ne avevi di soldi da spendere, frate. Tu invece che cosa vuoi? Come un fulmine a ciel sereno. Il questionario del demo dovrei rispondere appieno. Il questionario di oggi è a tema. Le domande verteranno sulla città che vi ospita. Domanda 1. Quale dei seguenti negozi non si trova al 104? Il Natural Puppy? Credo che il Natural Puppy non sia al 104. Può essere. Domanda 2. All'incirca qual è l'angolo di pendenza di Dogenzaka? Che cazzo ne so io? 10 gradi, boh? Non hai esitato un secondo. Domanda 3. Quale piatto di noodles non è presente nel menù del Suzuzurp? Non lo so, il ramen di miso. Ne sei sicuro? Ok, ecco i risultati. Mi dispiace, non posso farvi passare se non passate l'esame. È così che funziona il questionario del demone. Studiate e provate di nuovo. Le risposte sono letteralmente attorno a noi, guardiamoci meglio. E io che ne so di quanto è pendente Dogenzaka? Allora, riproviamoci. Non c'è il 104 il Natural Puppy. La pendenza sarà di 3 gradi. E non c'è il ramen corposo. A quanto pare, siete promossi, potete passare. Detto ciò, sappiate che è l'ultimo giorno, giusto? Perché volete darvi tanto da fare quando avete il secondo posto garantito? Perché ci accontentiamo solo del meglio. Ah, i sogni di grandezza. Godetevi finché durano, ragazzi. Beh, sono sicuro che ci incontreremo di nuovo. Per ora, addio. 5.000 yen, ce ne andati di più l'altro. E rieccoci finalmente al 104. E con questo abbiamo completato tutte quante le aree. Eccoci arrivati. Era qui! Nobile Rinda è qui! Yes. Sì, sembra che tu abbia ragione. E allora perché non si vede quel bestione? Se n'è andato, vero? Perdonatemi, ma abbiamo una questione più urgente. Cosa? La nostra presenza ha attirato i rumori. Davvero? E si stanno avvicinando. Da quando i rumori possono attaccarci senza che noi scansioniamo? Siamo di un livello abbastanza alto per potercela cavare, voglio dire. Beccati questo. È bello combattere il veleno con la sua stessa medicina. E soprattutto uccidere gli uccelli con i colpi di fulmine. Ti dà una certa soddisfazione. Però niente roba nuova, peccato. Susukoso ci ha lasciati un regalino, Poteva anche risparmiarsi. Susukoso. Aspetta, ho ricevuto qualcosa. È lui. Sono qui veniti a prendermi il Mao. Gli piacevo proprio i selfie. Scrive malissimo e le foto non sono da meno. Un momento, guardate, è in un posto diverso. Vediamo, dov'è questo posto?
Un panorama assai familiare, ma ho ricordi vaghi su tale vista. Ormai abbiamo sbloccato tutte le strade. Fred, dacci una rinfrescata alla memoria. Ma certo, forza ragazzi, pensate. Maledizione, ancora non ricordo nulla. Davvero, com'è possibile? Avevo un'immagine chiara in mente, vero? Oh, scusami, ero ancora concentrato sul selfie. Ci toccherà cercarlo alla vecchia maniera. Pare di sì. Come se fosse un problema, ragazzi. Dobbiamo rifarci la strada verso il 104. È l'ultima area che abbiamo sbloccato poco fa. Quindi tutto quel girare alla fine qualcosa ha portato. Vediamo su su cosa sarà scomparso. Perché secondo me anche qui è una trappola e ci combatterà o al 104 o all'incrocio. Penso che siamo nel posto giusto. Cioè, guardate lo sfondo. Ehi, hai ragione. Ovvio. Beh, diamo un'occhiata in giro. Su su coso? Eccolo qua. Wow, Fred, avevi ragione. Ehi. Hai visto? Come nella foto. Anche se quel testore di su su coso non c'è. Credo fosse facile trovare un omonide come lui. Guarda chi c'è. Ehi, tu sei uno di quelli fissati con i fiumi, vero? Yes. Sì, sembra che la corrente ci abbia spinti a ritrovarci. Immagino che anche voi cerchiate Suzukichi, non è vero? Beh, purtroppo non possiamo lasciarvi qui a farvi gli affari vostri, perché sarà la nostra society a subissare quel bestione. In guardia! Vieni. Tu e la tua society, vi faccio un culo grosso così. Cos'è poi? Il vostro capo si è ritirato a piangere sotto un fiume? Con magari un blocco di mattoni attaccato ai piedi? Mamma mia, che colpo! Non vi vergognate! Facevate tanto i fighi, pensavate di averci fregato con una misera trappola. Pensavate davvero di averci sconfitto voi. Pensavate davvero di avercela fatta, ma che carini loro. Loro che gli piacciono tanto i fiumi e le ragazze colorate, ma che bravi. Pulcini loro, e pio pio pio. Credo di aver finalmente capito perché la spilla si disattiva. Credo di aver capito perché si disattiva, perché semplicemente finisce la carica. Ecco qua. E grazie di avermi ricaricato l'energia, frate. Che bella botta finale l'averlo ucciso con una bomba. Proprio così in faccia. Speravo qualcosa di meglio nel premio, sincero. Comunque siamo alla prima settimana e siamo già al 30 di livello. Non male. Li abbiamo sistemati. Dobbiamo trovare il nostro uomo prima della loro squadra. Più facile a dirsi che a farsi senza indizi. Parli del diavolo. Questa? Anzi, forse sai dove ci vuole incontrare. Sotto il cavalcavia. Questa è la strada. Si è spostato di nuovo. Dove c'è il negozio quello cinese. Dove? Questo è il dilemma. Non ho idea, boss. Sì, lo sfondo è molto sfocato. Forse lo ha fatto apposta, così è ancora più difficile trovarlo. Sono d'accordo con voi per una volta. Cerchiamo di trovare questo posto. Lo so io dov'è, tranquilli. Che se aspetto a voi. Ehi, Canon, ciao. Ciao Canon, sei fantastica come sempre. Ciao Fred, non ti stanchi mai di fare complimenti. Mai, vuoi un bis? Sono a posto così. Ah, dai. Ieri siete stati assolutamente sorprendenti, Twisters. Peccato che non abbiate ottenuto qualche punto in più. Beh, oggi andrà diversamente. Puntiamo a battere i numeri 1. Oh, state puntando a Suzukichi, giusto? Proprio così. Siete coraggiosi, devo riconoscerlo. Ma non siete i primi che tentano questa mossa. E non è mai un bello spettacolo. In che senso? Beh, se vi va bene guadagnerete un sacco di punti, ma se vi va male potete dire addio a tutti quelli che avete. Tutti? Ma è assurdo! Eh?
Un'altra trasmissione. Greetings. Salve, pecorelle di Shibuya. È il vostro Game Master, Shiba, che vi parla. Spero che siate caldi per quest'ultima giornata. L'atmosfera si è fatta rovente a Shibuya Ikarie, dove i Ruinbreakers affrontano i primi sfidanti. Saranno loro a metterli finalmente in ginocchio e a costringerli a cadere dal trono? Sarà una battaglia per l'onore, per la gloria e soprattutto per cambiare il corso del destino. Ecco come fanno ad avere così tanti punti i Ruinbreakers. Li fregano tutti quelli che vanno a sfidarli. Il gioco è ancora aperto, gente. È ardo di trepidazione. Non perdetevi questo evento. Oh, e se preferite, unitevi. E con questo, addio. Perhaps. Dunque, la Deep Private Society ha raccolto la sfida. Se perdono, per loro è finita, giusto? Temo di sì, resteranno confinati all'ultimo posto, ma potrebbero ritrovarsi in buona compagnia. Dopotutto, se voi perdete, finirete in parità, con 1-0 punti ciascuno. Cosa succederà in questo caso? Subiremo entrambi lo stesso triste destino? Con certezza non lo so, ma tutto fa presagire di sì. Sicuri di voler correre il rischio? Cosa dite? Boh, vedi tu, Tamarindo, ci teniamo davvero a uscire da questo escape room infernale? Certo che sì, col cavolo che molliamo per la paura. Beh, allora buona fortuna, ti farò per voi da bordo campo. Cioè, tipo, come una cheerleader personale. Sì, forza Fret, mostrami che di che pasta sei fatto. Sì, signora. Ora non possiamo perdere. La vittoria è possibile anche per una degli umili natali? Nagi? Non so se sarà in grado di raggiungere un risultato tanto insormontabile come la vittoria. No, no, non devo perdermi d'animo. Con il nobile Tomonami al nostro fianco, nessuno sarà invincibile. Beh, sembra che sia effettivamente al nostro fianco. Insomma, a voi sembra così scontato. Riconosco che Tomonami sembra giocare secondo regole differenti dalle nostre. E anche che in questo diverge dalla sua controparte originale. Ma non ammetto insinuazioni riguardo alla sua affidabilità. Spero che abbia ragione. Finché si farà vivo nel momento del bisogno, non posso lamentarmi. Ma se perdiamo, si torna dritti all'ultimo posto. Non possiamo farci un'altra settimana così. Dobbiamo vincere. Dobbiamo andarcene da qui. Beh, Tsukichi, spero che quello sia l'ultimo posto che tu abbia visitato allora. Vorrei sinceramente evitare di andare di nuovo avanti e indietro per tutta la città. Che poi come cacchio fa a spostarsi così veloce? Ehi, non è il posto dove Susukoso si è fatto il selfie? Sì, in HD però. Volete che perlustriamo la zona? Ehi, credete davvero che possiamo farcela? La Deep River è già messa male e... Tamarindo, amico mio, quando mai pensare ha dato i suoi risultati? Facciamolo quello che c'è da fare. E a proposito, troviamo il posto dove ha fatto quello schifoso selfie. Beh, c'è sempre la possibilità che tu torni indietro nel tempo, Tamarindo, per carità. Ne dubito però. Ecco il Tamarindo, è proprio qui. Hai ragione. Ahimè però, anche il nostro obiettivo abbia eluso di nuovo. Già, non c'è traccia di lui. In questo passo, come cavolo faremo a trovarlo? Hey. Mi trovo qui, stronzetti. Ehi, hai sentito la notifica? Di nuovo lui. Basta, muove. Lo sapevo che si sarebbe fermato lì. Aspettate, conosco quel posto. Davvero? Sì, è proprio là sotto l'autostrada. Cavolo, ottimo lavoro, Fred. Forza, se ci sbrighiamo facciamo in tempo. E subito dopo, Shibuya Ikarie. Oh, svengo. Petali d'amore. Spara un laser al bersaglio a possibilità di bruciarlo leggero. Che guardi? Una foto di Tsukichi. Sembra che l'abbia fatta sfocata di proposito. Impossibile, forse è scarso nelle foto. Ok, ci siamo. Voglio vedere questa nuova spilla però prima. Usa il tasto R2. Non lo so, sembra utile. Probabilmente anche più utile che fermare il nemico, visto che probabilmente se sfidiamo un boss quello non si può fermare. Quindi dico avanti di fuoco. Si ricarica di 8 secondi, voglio dire. Possiamo anche usarla. Hey. Eccolo lì, Susukoso in carne ed ossa. Forza, ragazzi. Battaglia con un boss sembra dura. Spero che tu riesca a uscire dal gioco. Lo spero anche io. Sembra proprio che non sappia che cosa sia questo gioco. Forse non è qui con noi. Dopo una battaglia infuocata, la Deep Red Society è stata buttata nel mare nel round bonus di oggi. Allora hanno davvero perso. Ma a noi non succederà, non lo permetterò. Se sarà necessario tornerò indietro nel tempo. Spero che tu sia pronto e che la battaglia sia interessante.
Che faccia. Ehi ehi ehi, ora che voi Twitch e Twister vi facciate vedere. Non è bello farvi aspettare, sapete? Quello è Fuya. Cosa gli hai fatto? Ma non vi è arrivata la notizia. Pensava di potersi salvare dalla sconfitta, ma l'ho battuto. E voi pedine saprete le prossime. Voi e la vostra roccia. Ma dov'è? Che c'è? Si è nascosto dalla paura? Credo si riferisca al nobile Tomonami. Si è nascosto sul serio? È proprio un peccato, ma se non vuole giocare, ci tocca cominciare senza di lui. Perché non è qui? Magari sta aspettando un momento per colpire, che dovrebbe essere tipo ora. Intanto quel punto debole di cui parlavamo Toi potrebbe farsi guadagnare tempo. Oh, giusto. Ehi, Tsutsukichi, ma tu cosa ne pensi del rompere la diagonale? Pensi che sia una buona mossa? Di tutte le mosse possibili di Otello, è l'unica di cui ancora non sono sicuro. Non riesco a venirne a capo. È debole, ma altre volte non lo è. Mi fa incavolare di brutto. Ogni pedina, ogni mossa, o è bianco o è nera. Ci sono solo due opzioni, niente mezze vie. Bianco o nero. Oh oh. Cosa state facendo? Volete confondermi il cervello? Quindi ha funzionato? Tutt'altro, o è soltanto inferocito. Quindi è così, eh? State cercando di farmi arrabbiare, pedine? Perché state andando alla grande se è così? Oh oh. Niente mi fa arrabbiare di più quelle sfumature di grigio. Minamimoto, se sei nei paraggi adesso è il momento perfetto per saltare fuori e salvarci. Pensavo di andarci piano con voi due, magari di darvi anche delle mosse di vantaggio, ma ora altro piano. Hotelliera, ve la spezzo in due. Wow. Rindo. No. Tirato un cazzotone nello stomaco. No, 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 non può essere vero. Non te ne andare, amico. Proprio come in quella visione. Allora ho visto il futuro. Nobile Rindo. Rindo. Si torna indietro nel tempo? Eh? Ci sono riuscito di nuovo. Ok, e ora come sistemo la cosa? La soffietta di Motoi non ha proprio funzionato. Dobbiamo scoprire qual è il vero punto debole di Tsutsukichi. Ma come? Se non scopriamo il punto debole di Tsutsukichi è finita per noi. Ok, non mi aspettavo di dover tornare indietro nel tempo. Me lo immaginavo, ma non me l'aspettavo, sincero. Tipsy Top Soul, in questo momento sono... Su cosa ci ha lasciato un regalino, eh? Deve essere dopo la battaglia con quei rumori. Hai detto qualcosa, socio? Eh? Oh, nulla. Eccolo lì. Ok, manda un altro selfie. E adesso, che cavolo mi invento? Qualcuno ti ha mandato qualcosa? Se rompe la diagonale non è il suo punto debole, allora che cosa sarà? Come facciamo a batterlo se non sappiamo letteralmente nulla di lui? Terra chiama Tamarindo, ci sei? È troppo tardi per cercare altre informazioni su di lui. Forse dovremmo vedere come si comporta per attaccarlo ad armi spianate. Ok, adesso non è più divertente. In questo caso dobbiamo trovarlo più presto. Parla, Mirindo! Oh! Amico, che succede? Su cosa ti ha mandato qualcosa? Già, però... Come la posso mettere? Io... Sono appena tornato indietro nel tempo. Amico! Sì. Oh, cielo! Minamimoto si riferiva a questo! Sì. Beh, allora devi conoscere il futuro. Dai, dimmi, cosa succede? Vinciamo, vero? Cavolo, ho un bel presentimento. Perdiamo. Cosa? Per questo sono tornato. Oh, cielo, che fosche prospettive. Sì, ma non deve per forza andare così. Dobbiamo assicurarci di vincere. Ci serve solo una specie di piano. Certo, ma come? Un approccio saggio. Va bene, fammi sapere quando hai deciso cosa fare, Tamarindo. Io resto qui pronto ad agire. Ok.